Sicurezza partecipata che si basa sul rapporto tra istituzioni pubbliche, forze dell'ordine, imprese e steward è il primo punto di un pacchetto di misure per quest'estate, per una movida sostenibile. Quindi oltre all'aumento delle forze dell'ordine e agli steward avremo come secondo punto i bagni pubblici, liberi e con orario prolungato dal giovedì al sabato dalle 21 alle 3 nelle principali piazze del centro. Terzo punto, si conferma il divieto di bivacco sui sagrati. Le gradinate sono libere, ma il venerdì e il sabato è vietato mangiare e bere sulle tre principali sagrati interessati dalla movida: Santo Spirito, Santa Croce e Sant'Ambrogio. Inoltre, per consentire comunque alle persone di potersi sedere, se non si siedono alle sedie, ai tavolini dei locali, predisporremo delle sedute libere aggiuntive rispetto alle panchine che già ci sono in queste piazze, così da consentire anche ai giovani di potersi muovere, di potersi sedere senza problemi, non essere costretti a pagare il servizio, come spesso mi dicono. Vi è poi un quarto punto che è quello della pulizia. Con Alia abbiamo trovato un accordo per avere degli operatori in presenza, soprattutto nelle sere e negli orari più interessati dalla movida, in modo da garantire il più possibile la pulizia di questi luoghi, soprattutto quando abbiamo i cassonetti che sono pieni e che quindi voglio dire, comportano anche un problema di degrado. E da ultimo la cultura, perché la nostra non è solo una risposta di sicurezza, ma è anche una risposta di promozione culturale, di promozione della vivibilità delle piazze. Abbiamo predisposto le risorse nell'ambito dell'estate fiorentina per 60 eventi, concerti, presentazioni di libri, mostre sui principali sagrati delle chiese del nostro centro storico. Prima di tutto Santo Spirito, dove avremo 2 serate a settimana di attività culturali, ma anche Santa Croce, Sant'Ambrogio e molti altri luoghi sagrati, non solo del centro, ma anche degli altri quartieri.